Allora, per prima cosa ci serve il coccodrillino con un cavo abbastanza lungo per poterlo collegare sulla scheda. Io il coccodrillino con il cavo lungo non l'ho trovato, quindi me lo vado a costruire. Ora faccio un'aggiuntura per poterlo portare a lunghezza tale da poterlo utilizzare. Quindi, per prima cosa, lo stagno sul capo. Ok. Poi sull'altro. Ok, e poi possiamo andare ad unire. Una piccola braina termorestringente. Questa rinfiliamola. Ok, questa è la sua. E adesso andiamo a stringere. Ok, il coccodrillino nero è pronto. Passiamo al rosso. Ora, l'altra cosa che ci serve è il nastro di alluminio. Allora, io non uso barrette o altro, uso questo qui adesivo perché è molto più comodo secondo me, facile da applicare su qualsiasi forma dei nostri pezzi di lavorazione. Io ho trovato questo da 50 mm, cosa ne trovate uno più piccolo, questo è più meglio, anzi è sicuramente meglio. Ce ne prepariamo giusto un paio di striscette per fare la prova. Una, due, ora andiamo a vedere il plugin da utilizzare in UGS per effettuare l'operazione. Se andiamo in Tools e Plugin possiamo verificare gli aggiornamenti disponibili, i plugin che sono disponibili, quelli che abbiamo scaricato e gli installati. Dovete, se non l'avete già fatto, spuntare il Prob Manager e cliccare su Attivate. Il mio è già attivo, per cui posso passare oltre. A questo punto andiamo in Windows Plugin e attiviamo il modulo Sonda. Il modulo Sonda si aprirà qui e sarà costituito da queste quattro schede. La prima è i settaggi. Allora, verifichiamo di aver settato i millimetri, lasciamo invariato il sistema di coordinate. Il diametro della fresa al momento non ci interessa perché questo è utile nelle rilevazioni XY, ma noi oggi ci occupiamo di Z. Lasciamo le velocità di movimentazione della punta nell'operazione di misurazione basse e qui settiamo la nostra quantità di ritiro, cioè la distanza in millimetri a cui si posizionerà la punta dopo aver rilevato la sonda. Quindi adesso possiamo passare alla scheda Z. Allora, qui abbiamo due parametri. Il primo è lo spessore della sonda, in pratica
è lo spessore che lui dovrà detrarre dal calcolo che farà e quindi sarà l'altezza reale della sonda. Nel nostro caso, almeno nel mio, io utilizzando il foglio d'alluminio qui dovrei mettere uno spessore tipo 0,06 mm, ma per questa prova va bene anche un millimetro. L'altro parametro invece è la distanza di reazione della sonda. Allora, questo è importante perché noi lavoriamo in Z, quindi avremo Z positivo sopra e Z negativo sotto, per cui qui andrà un valore negativo. Dopodiché, questo valore, una volta che noi abbiamo posizionato la punta in corrispondenza della sonda, diciamo a 5 mm dalla sonda, dovrà essere superiore ai 5 mm. Perché? Perché lui in quella corsa dovrà trovare la sonda. Se non la trova, il software darà errore. Mentre invece se la trova si posizionerà e avrà la posizione del punto. Per cui ricordatevi, posizionate la vostra punta in corrispondenza della vostra sonda, mettetela ad una distanza più o meno nota, diciamo 5 mm, e qui aggiungete qualcosa, 6, 7, 8 mm. Ora andiamo al caso applicativo. Quindi prendiamo il nostro pezzetto di alluminio, lo schiacciamo e lo attacchiamo sul nostro pezzo, lo mettiamo più o meno in posizione, blocchiamo il nostro pezzo, dopodiché attacchiamo il coccodrillino rosso sul pezzo di alluminio e quello nero lo andiamo ad attaccare direttamente sulla punta. Ok, a questo punto andiamo in macchina e andiamo a regolare la punta della nostra CNC in corrispondenza del nastro di alluminio che abbiamo messo. Quindi ci colleghiamo in macchina. Andiamo a spostare Z in alto, poi lo andiamo a trasportare sopra al nostro pezzo di alluminio e lo posizioniamo ad una distanza più o meno di 3-4 mm, insomma una distanza inferiore a quella che abbiamo settato. Dopodiché diamo inizio procedura. Come potete vedere, la punta scende, tocca la nostra sonda e risale posizionandosi a 1 mm dalla sonda stessa, così come noi gli avevamo chiesto. Rivediamolo un'altra volta. L'ultima cosa, probabilmente la più importante che non vi ho detto, è come fare i collegamenti. Allora, basterà collegare il coccodrillino di colore rosso nel pin analogico A5 di Arduino. Fate attenzione perché alcune versioni di Arduino non hanno questa numerazione. Io infatti ho alcune schede che hanno la 5 e alcune schede che invece al posto della 5 hanno A1. Funziona in entrambi i casi. Il coccodrillino nero invece va collegato in una delle due prese GND nella parte in basso, quindi quelle tra 5 volts e UIN, anche perché l'altra GND che è stata sopra, molto probabilmente l'avrete utilizzata per il collegamento dei driver. Con questo credo di avervi detto tutto. Buon lavoro e ci vediamo alla prossima.